25 marzo ricorre il Dante D. Quest'anno il Dante D accade in una circostanza particolare. Ricorrono infatti i 700 anni della morte del grande poeta e che sarà celebrato con iniziative in tutta Italia. Ma soprattutto il Dante D arriva dopo un anno di pandemia. La scuola è stata frequentemente in questi mesi ridotta alla didattica a distanza. I nostri ragazzi hanno vissuto le difficoltà e i limiti del distanziamento sociale, che prima non conoscevano. Noi insegnanti ci siamo chiesti, ma Dante parla ancora ai giovani di questo tempo e sta aiutando a vivere le circostanze presenti? Non il Dante della grande divulgazione o della ricerca accademica, ma il Dante che si incontra in classe, che si costruisce pazientemente terzina per terzina, immagine per immagine, e che viene poi verificato nelle interrogazioni. L'abbiamo chiesto a loro. La loro risposta è risuonata sicura, balda e lieta. Sì, Dante parla la loro esperienza in una maniera originale, vitale e come non mai, indispensabile. Pone loro domande, apre prospettive, li invita ad un'attesa alta, a un desiderio di impegno con la vita. Abbiamo raccolto i loro interventi in una serie di video radunati tematicamente che pubblicheremo sul sito in ragione di uno al giorno nei prossimi 7 giorni. 7 giorni quindi insieme al grande poeta rivissuto dagli occhi dei vostri ragazzi. Per noi insegnanti nel fare questo lavoro si è un po' riprodotta l'esperienza che Dante racconta nel primo canto del Purgatorio, quando uscì a rivedere le stelle dopo un lungo soggiorno infernale. Agli occhi miei ricominciò di letto, tosto che uscì fuori dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Buona visione a tutti.